San Costanzo commemora la giornata della memoria con la proiezione nella biblioteca comunale di un film, Train de Vie. Ma quanto è importante, Filippo, mantenere la memoria dell'Olocausto oggi? Penso che sia molto importante, soprattutto per un'amministrazione comunale, seppur di un paese piccolo, ricordare la strage degli ebrei, la deportazione, la Shoah, come dicono per l'appunto gli ebrei, soprattutto in un periodo in cui il negazionismo di questa grandissima strage, di questo evento, è ancora, anche e soprattutto per molti giovani è terreno fertile questo del negazionismo. Se poi pensiamo agli attacchi, seppur simbolici, delle ultime ore alle comunità ebraiche italiane, penso che sia veramente vitale, seppur una volta all'anno, ricordare il fenomeno della Shoah. Train de Vie è ambientato nel 1941. In un villaggio ebraico dell'Europa dell'Est giunge la notizia dell'imminente arrivo dei tedeschi. Il Consiglio dei Saggi si riunisce e decide di organizzare un falso treno di deportati per sfuggire ai nazisti. La comunità prepara così, in gran segreto, la partenza per la terra promessa. Mordecai, togliti quel berretto e ordina subito ai tuoi uomini di togliersi quegli elmetti nazisti. Fa quello che ti dico. Già dobbiamo sopportare le vostre uniformi. Non se ne parla, noi restiamo a testa coperta. Dove sta scritto che è vietato coprirsi il capo con i berretti nazisti? Mordecai! E tu non dici niente? Umay. Umay. Se un raid aereo sorvola il treno o all'improvviso capitano i tedeschi, le uniformi sono in regola e la comunità è salva, in vita! Nel film, il tema della Shoah viene proposto in una maniera del tutto inedita, testimoniando quanto anche la commedia possa rappresentare la drammaticità di quegli avvenimenti.